Ciao a tutti, bentornati a Termoidraulica RV. Io sono Pasquale e oggi vi voglio far vedere come si installa un filtro sotto il lavello, della vostra cucina. Ce l'avete chiesto in tanti e adesso vediamo come si fa. Come potete vedere, questo è un kit base. Noi adesso faremo un'installazione con il nostro filtro dell'Edenia e l'apposita testata Edenia, però è un tipo di installazione che vale per tutti i filtri con attacco a baionetta da sotto lavello. Cambia il filtro, cambia la testata, l'installazione è sempre la stessa. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo un niplo ridotto mezzo 3 ottavi. Perché c'è? Perché in alcuni casi, quando si fa la deviazione sull'acqua fredda sotto il lavello della cucina, è possibile che a muro ci sia un filetto femmina, per cui noi andremmo a mettere questo adattatore lì in modo tale poi da poter innestare questa T. Questa T è particolare, intanto è una valvola di intercettazione di non ritorno della John Guest. Che cosa fa? Crea una deviazione sull'acqua fredda che poi porterà appunto al nostro filtro. All'interno c'è anche una valvola di non ritorno, per cui noi non avremo un ritorno di acqua lungo la linea principale, e ha una chiusura d'arresto che ci è d'aiuto durante le fasi di manutenzione e cambio filtro. Tutti i kit vengono forniti con il classico tubo da un quarto. In questo caso specifico noi abbiamo la testata dell'Edenia, al quale noi abbiamo aggiunto anche delle riduzioni per portare il tubo appunto a un quarto, visto che le testate dell'Edenia, così come altri marchi, hanno gli innesti rapidi da 8 mm, per cui mettendo queste riduzioni possiamo fare tutta la linea con il tubo da un quarto. Perché il tubo da un quarto? Perché poi una volta arrivato al rubinetto, che sia un rubinetto una via o che sia un rubinetto a 3 vie, abbiamo comunque una connessione da un quarto e quindi è necessario utilizzare sempre il tubo da un quarto. Allora, abbiamo il nostro esempio di sottolavello, abbiamo il flessibile dell'acqua calda che va è sempre a sinistra, il flessibile dell'acqua fredda che è sempre a destra, quindi noi dobbiamo creare una deviazione sull'acqua fredda. Quindi quello che dobbiamo fare inizialmente è chiudere l'acqua. La prima cosa importante è sempre quella per evitare appunto perdite. Una volta fatta questa operazione, possiamo con la nostra pinza regolabile andare a svitare il flessibile dell'acqua fredda in modo tale da innestare la famosa T della John Guest nell'ingresso. Montata la T non ci resta che ricollegare il flessibile dell'acqua fredda, appunto del rubinetto principale, e a questo punto possiamo procedere con il resto della linea della nostra acqua filtrata. A questo punto andiamo a creare la nostra linea che porterà l'acqua al filtro e poi al rubinetto, quindi andiamo a innestare nell'innesto rapido il tubo da un quarto e arriviamo alla testata. A questo punto non ci resta che montare il filtro e l'apposita testata. La testata è dotata anche di una staffa nel caso voleste poi installarlo a muro. In questo caso non l'andremo a fare, semplicemente che cosa succede? Andiamo intanto a mettere la testata sul filtro, quindi in questo modo andiamo a innestare e andiamo a fare un quarto di giro. In questo modo abbiamo il filtro innestato nella sua testata. Come abbiamo detto, la testata ha gli innesti rapidi da 8 mm, avendo noi il tubo da un quarto, in questo caso prevediamo sempre delle riduzioni da 5 sedicesimi o 8 mm fino al tubo da un quarto, in questo modo. Come vedete, tutte le testate hanno una freccia, questa freccia indica l'ingresso e l'uscita dell'acqua. Quindi noi adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere il tubo che parte dalla valvola di intercettazione della John Guest, lo andiamo a innestare all'ingresso. A questo punto
prendiamo la porzione di tubo che avremo precedentemente tagliato per innestare appunto l'uscita e il tubo portarlo al nostro rubinetto. Il rubinetto può essere un rubinetto a tre vie, può essere un rubinetto a una via, e in qualsiasi caso hanno sempre o quasi sempre gli adattatori appunto per il tubo da un quarto, che adesso vi faccio vedere quali sono. Dobbiamo collegare il tubo al nostro rubinetto o a una via o a tre vie. Abbiamo detto che c'è già un adattatore appunto che viene fornito insieme al rubinetto, e sono questi tre oggetti qua. Abbiamo un'anima che va messa all'interno del tubo, un anello che va messo esterno e il dado di chiusura. Ecco come si fa, è molto semplice. Per prima cosa mettiamo il dado e lo infiliamo qua. A questo punto mettiamo l'anello, che è in questo modo, e come ultimo mettiamo il nostro perno centrale, la nostra anima, all'interno del tubo, in questo modo. A questo punto andiamo a tirare su e andiamo a innestare tutto sul rubinetto una via. Adesso vi faccio vedere anche come. Allora, noi abbiamo il nostro rubinettino, in questo caso una via, l'abbiamo messo nel nostro piano di lavoro, abbiamo creato un foro e abbiamo appunto installato il rubinetto. Dobbiamo installare il nostro tubo, abbiamo visto come impostare e mettere gli adattatori. A questo punto non resta che infilare appunto il nostro tubo e andare ad avvitare il dado di chiusura. In questo modo, una volta chiuso per bene, il nostro tubo è fissato al rubinetto. L'installazione del nostro sistema di filtrazione da sottolavello è completato, non resta che riaprire l'acqua, a questo punto verificare che non ci siano perdite sui raccordi ed aprire il nostro rubinetto. Il primo litro e mezzo, vedrete che comunque l'acqua sarà di colore torbido, ma è normalissimo perché tutti i filtri a carbone attivo hanno un eccesso appunto di carbone che deve essere spurgato. Una volta passato quel litro e mezzo, l'acqua torna a essere limpida e voi potete cominciare a bere l'acqua microfiltrata. Abbiamo visto come si installa un filtro da sottolavello. Continuate a seguirci nei nostri canali social e continuate a vedere i nostri prodotti su www.termoidraulicarv.com. Io sono Pasquale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!